Passo a leggere i nomi della giunta. Sono cinque donne e cinque uomini, così come mi ero impegnato fin dall'inizio a fare, oltre al sindaco, il sottoscritto, che riunirò già entro questa settimana. Dario Nardella, sindaco con delega alla cultura, Polizia Municipale, Sicurezza Urbana, Servizi Democratici. Vice Sindaco, ha detto il mio fratello. Vice Sindaco, Cristina Giachi, con delega all'Educazione, Università e la Ricerca. Assessore Giovanni Bettarini, con delega allo Sviluppo Economico, Turismo, Città Metropolitana. Assessore Alessia Bettini, con delega all'ambiente, igiene pubblica, decoro urbano e partecipazione. Assessore Sara Funaro Bargellini, con delega al welfare, sanità, accoglienza e integrazione, pari opportunità, casa. Assessore Federico Gianassi, con delega all'organizzazione e al personale, al lavoro, al decentramento, alla trasparenza e alla semplificazione amministrativa. Assessore Stefano Giorgetti, con delega ai lavori pubblici e le grandi opere, la viabilità e la manutenzione, il trasporto pubblico locale. Assessore Nicoletta Mantovani, con delega alla cooperazione e alle relazioni internazionali. Assessore Elisabetta Meucci, detta Titta, con delega all'urbanistica, alle politiche del territorio, al patrimonio non abitativo. Assessore Lorenzo Perra, con delega al bilancio, alle partecipate, ai fondi europei, innovazione tecnologica e sistemi informativi. Assessore Andrea Mannucci, con delega allo sport. Inoltre, ho inteso avvalermi della collaborazione pro bono, e di questo sono sinceramente grato, di cinque consiglieri personali, consigliere del sindaco, l'architetto Stefano Boeri, consigliere del sindaco per la cultura e i grandi eventi, il dottor Fabrizio Landi, consigliere del sindaco per l'economia, il professor Alessandro Petretto, consigliere per la finanza pubblica, il dottor Giuseppe Quattrocchi, consigliere per la legalità e la sicurezza. Ringrazio anche queste quattro personalità per la generosità con cui si sono resi disponibili a collaborare ad un lavoro che è un grande lavoro di squadra, che è quello che io intrapreso.